Maresca. Luca Maresca in finale per il terzo posto nella 67 kg maschile. Sono molto contenta, ecco, inquadrate qui la squadra italiana, tutte e tre le nostre atlete di Katà, Michela Pezzetti, Sara Battaglia, Viviana Bottaro, capitanate poi anche dal loro coach, la grande Roberta Sodero. Qui vediamo il saluto tra il coach Christian Verrecchia, coach azzurro ma anche delle Fiamme Oro. Infatti Luca, oltre a appartenere, infatti, essere qui con la nazionale, appartiene anche alle Fiamme Oro pure lui. Il nostro Luca è in finale per il terzo posto, siamo contentissimi, si può rifare da quella finale appunto per il bronzo già persa a Parigi 2018. Siamo tutti con te Luca, forza! Luca è un abitué di questi circuiti internazionali, è uno di quelli degli atleti appunto di diamante del azzurri che possiamo insomma vantare. Nel 2013-2014 è stato grand winner di questo introcircuito di Premier League con 9 medaglie vinte nella 60 kg, ha fatto questo cambio già dall'anno scorso, passaggio alla 67 kg. E dopo purtroppo due infortuni alla spalla che gli hanno pregiudicato un po' di gare, un periodo di stop, è tornato in auge in questo circuito. Su tre tappe già è partito a Parigi benissimo, andando a disputare la finale per il terzo posto, purtroppo persa, ma ora è una seconda possibilità, forza Luca, di agguantare questo terzo posto nella Premier League invece d'Olanda. Di fronte a lui il brasiliano Figueira Vinicius. Nulla di fatto. Di fronte a lui questo brasiliano che insomma non vanta poi dei posizionamenti così incredibili in questo circuito, se non l'anno scorso nella Premier League di tedesca, un argento. Forza Luca. Ce la può fare, deve essere convinto, non si deve far fregare. Vediamo che si arrabbia un po' con se stesso perché non riesce, non è riuscito forse a fare quello che aveva in mente. Secondo richiamo per lui, dai Luca, sentiamo anche il tifo da parte degli altri azzurri lì presenti. Oh, forse questo viene dato, sì sì, ha segnato, questo è un primo yuko per Luca, si porta in vantaggio 1-0. Forza Luca, è stato segnato come avete visto dall'arbitro anche lo senshu, che equivale al vantaggio, perché ora nel nuovo regolamento il primo che mette a segno il primo punto prende questo vantaggio in caso di parità al termine del tempo. La vittoria va proprio a chi ha segnato, ha messo a segno il primo punto durante il combattimento. 1:09 al termine, attenzione Luca, questo è il terzo richiamo, non può più sbagliare. Al quarto viene eliminato, attenzione testa, deve essere lucido Luca. Vantaggio per lui, manca ancora un minuto, può essere lunghissimo questo minuto. Deve combattere, attenzione. Speriamo che questo Mazzari non venga segnato, no. Perfetto, viene invece segnalato questo secondo richiamo per il brasiliano. Forza Luca, 53 secondi al termine, bellissimo questo, viene dato, eh sì, sì sì sì, bandierine per lui, 2-0 per Luca, andiamo verso questo terzo posto. Luca, mi raccomando, convinto, lucido, così, eccolo, bellissimo, questo Luca che conosciamo, grintoso. Gli serve essere convinto così. Quando Luca è lucido e ha fame di vittoria, ne infila uno dietro l'altro, ci ha abituato a questo. T
Attenzione Luca, attenzione, è già la seconda volta che rischia questo Mavashi Chudan, che vale due punti. Infatti forse viene richiesta la video review proprio per questo, eccolo lì dal brasiliano. Meno male non viene dato, grazie al cielo non viene dato, il punteggio resta sul 3-0 per Luca, mancano 30 secondi al termine, mi raccomando Luca, ricordo che ha 3 ammonizioni, non può più sbagliare, attenzione, non può più essere richiamato, speriamo. Eccolo invece un altro richiamo per il brasiliano, è l'ultimo anche per il brasiliano, sono a pari per richiami. Nessuno dei due può più sbagliare, soprattutto Luca che è in vantaggio. Molto sporco il brasiliano in questo momento. Luca, difenditi, bravissimo. Così deve attaccare Luca, deve comunque provarci lo stesso. Non può rischiare un'ammonizione, deve essere lucido, pulito. Manca poco, attenzione. C'era quasi un calcio del brasiliano, in quel caso si sarebbe andati in parità. Mancano 3 secondi, vediamo qui cosa viene richiesto, ecco la video review da parte del coach Cristian Verrecchia. Però sembrerebbe di no, sembrerebbe troppo lontano, vediamo cosa viene giudicato, ma quel, esatto, non viene dato, troppo distante dal volto questo pugno di Luca, ma mancano 3 secondi, Luca sarà tua questa finale, mi raccomando, infatti è tutta nostra, grande Luca! Terzo posto per Luca Maresca in questa Premier League di Rotterdam. Finalmente, siamo davvero contenti per lui, guardate come esulta. Non vedo l'ora di vedere l'abbraccio tra lui e Cristian Verrecchia. Quasi in lacrime Luca. Bello, bella questa scena, guardateli qua. Se lo merita Luca. Se lo merita davvero dopo gli infortuni che ha avuto. Guardate qui questo velocissimo, questo primo esame di Luca. Dopo i due infortuni che ha avuto, poverino, non ha potuto insomma partecipare ad alcune gare, ha dovuto fare un periodo di stop che gli hanno pregiudicato anche svariati posti nel ranking. Ha dovuto insomma lavorare tantissimo per...